Secondo me c'è un filo molto chiaro che lega l'attentato terroristico di Hamas, l'invasione russa all'Ucraina, le minacce della Cina a Taiwan. Ovviamente stiamo parlando di tre paesi, due paesi e un'organizzazione terroristica che non hanno nulla in comune, assolutamente, lungi da me. Però c'è un disegno da parte di questi, di due paesi e dell'organizzazione, di scardinare un ordine internazionale che è basato sull'egemonia americana, che significa anche i valori che gli Stati Uniti finora hanno rappresentato, cioè quel sistema democratico che consente qui negli Stati Uniti di manifestare liberamente e che invece a Pechino non lo consente. Dunque è uno scontro di valori, per questo il mio libro, che è poi il racconto professionale della mia storia. Sono stato 5 anni e mezzo in Cina, l'ho girato in lungo e in largo, sono stato ancora recentemente a Taiwan e vivo qui negli Stati Uniti. Bene, il mio libro tende a, vorrebbe far capire anche all'Europa, all'Italia, che qui non è che si tratta di sostituire una superpotenza economica, la Cina, a un'altra superpotenza che ha dominato finora dal dopoguerra gli Stati Uniti. È una questione di valori, uno stati autocratici, nel caso di Hamas addirittura teocratici, che stanno attaccando dei sistemi democratici. Nella totale differenza delle situazioni ci sono però dei legami. L'Iran finanzia Hamas, dà i droni alla Russia, la Russia e la Cina hanno firmato, hanno stabilito un patto che vorrebbero senza limiti. Ecco, tutto ciò è un disegno per scardinare un ordine che si basa su valori democratici, per questo credo che bisogna assolutamente stare dalla parte di Taiwan, dalla parte dell'Ucraina e anche dalla parte di Israele, fermo restando ovviamente le questioni umanitarie. È particolarmente interessante quello che ha appena detto Claudio Pagliara a New York.